Mi trovo in questo momento a Barcellona, circondato da piante, da insetti, da uccelli, all'orto botanico. E quindi tu dirai, parli dell'orto botanico. Invece no, oggi voglio parlare di un'altra cosa, di una cosa che è molto importante, che questa città mi suggerisce, ma che è importante nelle vite nostre di tutti i giorni, nel nostro rapporto con i giardini, la creatività. Io sono Francesco Cecchetti, sono un consulente progettista di paesaggio e di giardini, aiuto le persone con il mio lavoro a stare bene nel proprio giardino e con il proprio giardino per poterci crescere insieme, per poter fiorire. Quello che ascolti è Giardino Rivelato, un podcast che da 5 anni parla con le persone che pensano che abbiamo tutte e tutti bisogno di un giardino. Questo bisogno che abbiamo profondo di giardini in realtà è la traduzione di una cosa che ci portiamo dentro, di un rapporto con la natura, con le piante, con gli animali, con i paesaggi, con i territori, con i fiumi, con le montagne. Nel nostro vocabolario, creativo, immaginifico, culturale, noi lo trasformiamo in necessità di giardini, necessità di parchi nelle nostre città. Ora, questa creatività, questo rapporto che noi abbiamo con la natura appunto si manifesta creativamente in tanti modi, con l'arte, con la musica, con le passeggiate che possiamo fare in zone più o meno verdi della nostra città. Però è importante la creatività anche proprio nel modo di pensare la città, e Barcellona me lo suggerisce, tante città trovano modi creativi di adattare il proprio spazio alla vita delle persone. L'ho pensato qualche giorno fa visitando l'Umbracle, questo spazio, credo si dica Umbracle, questo spazio, questo giardino pubblico che in realtà è chiuso perché è una struttura in legno aperta, però quindi come se fossero delle doghe che permettono all'aria di passare, anche un po' di luce di passare filtrata, per ricreare l'ambiente del sottobosco di una foresta tropicale, in cui le piante tropicali sono predisposte a vivere piuttosto che nel sole del Mediterraneo. Però è uno spazio aperto, però è uno spazio chiuso, uno spazio creativo in cui poter passare del tempo, in cui potersi rilassare, in cui poter vedere come crescono le piante. E però anche la Rambla è un concetto di una strada che è creativa, che ci fa vivere in un modo diverso lo spazio pubblico, perché mette le persone al centro e le macchine ai lati. E questa cosa vale anche per tanti parchi, per esempio, che ci sono, parchi giochi con aree gioco per bambini lungo la strada, con dei recinti, proprio dei Garten, Kindergarten come in tedesco, dei giardini d'infanzia in cui i bambini possono stare lì, andare sullo scivolo, giocare in mezzo alla strada. Insomma, questa separazione degli spazi è un qualcosa che permette alle nostre città di essere vissute in un modo diverso ed è importante nel momento in cui noi viviamo in una città avere un certo tipo di creatività. Quante volte di fronte a una soluzione che potrebbe esserci in una nostra strada, in un parco, in una piazza, noi magari mettiamo, però vuoi mettere quanto è difficile risolvere il problema del traffico, il problema dello spostamento, poi la gente si lamenta, però gli alberi fanno ombra, però lì è pericoloso, però non c'è spazio, però poi sporca, però poi escono gli animali. Quanti no mettiamo, quanti paletti mettiamo alla possibilità di trasformare le nostre città? E io ti chiedo, ti sei mai trovata di fronte alla domanda del cosa mi perdo nel momento in cui la mia città non è creativa, in cui la mia città non è disposta a mettersi in gioco, a cambiare? Le nostre città sono cambiate mille volte nel tempo. Non berti la fandonia che quella strada storica in cui vivi sia sempre stata così. Ce ne saranno poche, quante sono 10, che sono uguali da 800 anni. No, la tua strada è cambiata nel tempo, si è adattata alle tecnologie e ai modi di vivere, alla democrazia come alla monarchia, come alla signoria. Quindi noi siamo creature che vivono nel tempo e abitiamo lo spazio e lo spazio cambia insieme a noi. Cosa potrebbe darci di più la creatività nelle nostre città? Quante cose in più potremmo vivere e di quante cose in più potremmo godere se le nostre città fossero creative e se noi ci abbandonassimo a questa creatività? Fammelo sapere con un commento, lascia insomma quello che vuoi, se sei
in disaccordo oppure d'accordo, fammelo sapere. E se vuoi aiutare Giardino Rivelato, puoi farlo in tantissimi modi. Puoi supportarmi finanziariamente su Patreon, c'è un link qui sotto, e puoi aiutarmi in questo modo. Oppure puoi condividere questo episodio con altre persone, oppure puoi mettere un like, oppure puoi mettere una votazione, magari il massimo, non lo so, vedi tu che cosa ne pensi sulla piattaforma podcast su cui ascolti, oppure puoi iscriverti a questo canale. E infine ti ricordo che puoi venirmi a trovare su giardinorivelato.it, lì possiamo lavorare insieme anche sul tuo giardino. E a questo punto io dall'Orto Botanico di Barcellona ti ringrazio di aver passato questo tempo a chiacchierare con me con la scusa dei giardini.